Parraco, complimenti, un bel quarto di finale. State giocando bene entrambe le squadre, una partita combattuta. Cosa vi serve per andare in vantaggio? Sì, una partita molto tattica, stiamo tirando poco in porta sia noi che loro. La gara è molto chiusa a centrocampo. Da cercare di sfruttare il primo errore o noi o loro, il primo che riesce a sfruttare l'errore va in vantaggio e poi diventa dura per entrambe recuperare. Bocca al lupo. Crepi. Stefano, complimenti, un buon quarto di finale, state giocando entrambe squadre bene, partita molto tattica, cosa vi serve per andare in vantaggio e per vincere? Stiamo recuperando molte palle, ci manca l'ultimo passaggio per fare gol. Una partita tirata, combattuta, due belle squadre. Chi la vince? Chi è più forte vince. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Buonasera, siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Lions contro VIP Club. La partita è finita 5-0 per i VIP Club, abbiamo qui dominio in campo Fiorenzano e Baracco. Andiamo dalla squadra che Barraco. purtroppo ci dà sconfitta. Baracco, un buon primo tempo, devo dire la verità, le squadre erano equilibrate, una buona tattica da entrambe. Nel secondo tempo che è successo? Un calo psicologico, fisico, cosa è accaduto? No, te l'ho detto fino a fine primo tempo, il problema era sbloccare la gara, chi la sbloccava ovviamente poi aveva spazi per ripartire. Così è stato, il primo gol è stato bravo il loro attaccante a saltare il difensore a segnare. Poi dopo noi ovviamente per cercare il pareggio siamo sbilanciati, loro correvano tanto, anche troppo più dei nostri. Almeno il secondo, il terzo, il quarto, alla fine noi fermi e loro giustamente continuavano a segnare e attaccare. Baracco, comunque complimenti a te, una buona prestazione. Nel secondo tempo hai salvato parecchie palle gol. Questa di Fonore, cosa a chi vuoi dedicare questo dominio in campo? No, comunque alla squadra che ci mette sempre il massimo, cioè, a volte va bene, a volte meno. Ragazzi, complimenti. Sano, ottima prestazione da parte tua, ma penso di tutta la squadra. Come ho detto al tuo avversario, una buona partita da entrambe le squadre nel primo tempo, ottima prestazione, buona tattica. Nel secondo tempo loro appena hanno preso il gol, poi ovviamente si sono dovuti sbilanciare e inevitabilmente voi avete preso il dominio del campo. Io qui diciamo volevamo sbloccare la gara, ci siamo riusciti con il mister Abbondanza che è stato un po' in silenzio oggi, ci ha fatto giocare. Soprattutto questa la dedichiamo a Gullo, il nostro capitano, che sono due partite che non vince e facciamo due vittorie, quindi noi ci diciamo di non venire più, sto scherzando, di venire, ma abbiamo vinto per lui questa partita, che è il suo compleanno oggi, auguri. Quindi dico, spero che continuiamo a giocare ancora così perché possiamo avere ancora una volta un'altra soddisfazione come l'anno prossimo, come l'anno scorso, che abbiamo vinto e vogliamo vincere anche questa. Ragazzi, bocca al lupo per la vittoria, bocca al lupo per questa semifinale raggiunta. Un saluto a Paolo Abbondanza, il nostro presidente di sempre. Bocca al lupo ragazzi. Grazie, Ciao ciao. ragazzi.